Oggi a Oteos parliamo di uno sport che, grazie alla sua energia, sta riscuotendo un notevole successo in tutto il mondo. Un adrenalinico mix di snowboard e sci nautico. Il wakeboard. Il wakeboard nasce a metà degli anni 80 in California, dall'impossibilità dei surfers locali di potersi allenare o gareggiare in giornate prive di onde. Decisero così di salire sulla loro tavola, aggrapparsi a una barca tramite una corda e sfruttare le onde che si creavano dall'imbarcazione per eseguire salti e acrobazie. Nasce così il boat wakeboard. Il boat wakeboard è la prima delle due varianti di wakeboard di cui parleremo oggi. Il boat wakeboard raggiunge il suo apice negli anni 90 grazie alle prime competizioni ufficiali e ai primi Wakeboard World Championship. Si creano così le prime figure di spicco nel panorama competitivo. Darren Shapiro viene ricordato come il rider di maggior successo nella storia di questo sport, il primo ad aver atterrato il primo double flip in assoluto su una tavola da wakeboard. Grazie ai suoi trick e alle sue imprese, Shapiro diventa così il ponte tra il wakeboard classico e quello moderno. E grazie a lui, se oggi possiamo considerare il wakeboard come uno degli sport in maggior crescita in tutto il mondo.